quindi più anziana di lei, e dopo aver vissuto una vita abbandonata dal marito, finalmente alla fine riesce a trovare anche lei l'amore. Quindi non è mai abbandonarsi di fronte a queste situazioni, che la vita riserva sempre delle bellissime sorprese. Grazie, voglio dire. Allora, lei è una mia amica, è proprietaria di una casa editrice, si chiama Erika Gardenti. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Appunto, sono un'amica di Sandra, non un'amica di ecco, di quel comunque che si aggira già sui 15 anni, però, eh? Anche quella che ha visto magari le tue prime scritture, esatto. Ecco, io sono d'accordissimo su tutto quanto è stato detto fino adesso, però io vorrei passare adesso da un punto di vista più tecnico, visto che è appunto una casa editrice, e vorrei soprattutto sentire la Sandra, perché ha detto un po' poco sul libro. Ecco, la mia domanda è questa, molto semplice. A quanto so, è un libro a quattro mani, nel senso però non che uno ha scritto un racconto, uno ha scritto l'altro, ecco, perché può sembrare così. E invece in realtà io so che è stato fatto proprio a quattro mani, ogni racconto a quattro. Ecco, allora la mia domanda è questa: come siete riusciti? Perché ognuno ha il proprio stile, ha la propria sensibilità, vista l'età, vista l'esperienza, vista un sacco di cose. Come siete riusciti a amalgamarvi? E come avete fatto proprio materialmente? Cioè, un pezzettino, poi ve lo mandavate, lo commentavate, lo correggevate, eccetera, eccetera. Grazie di tutto e complimenti. Grazie a te, Erika, per aver fatto la domanda. Allora, diciamo che è stata un'esperienza nuova che Lorenzo mi ha probabilmente letta su Racconti Oltre, dove io scrivo da 4 anni e che pubblico ogni 15 giorni. Probabilmente gli sono piaciuta, probabilmente lui nel leggermi ha riconosciuto qualcosa che assomigliava a lui. Mi ha chiesto di scrivere un racconto, io sono sempre entusiasta quando devo scrivere perché, ripeto, mi fa bene. È terapeutico e abbiamo iniziato. È stato praticamente un ping pong, nel senso che io penso di essere nello scrivere un treno, lui una freccia rossa. E quindi abbiamo iniziato e non ci siamo dati assolutamente né un tema, né un titolo, né una trama. Ho iniziato io, mi pare, vero Lorenzo? Ho iniziato io, appoggiata dalla mia affiancatrice, la fantasia, e quindi ho iniziato io e tutti i giorni scrivevamo su Word 1 o 2 pagine e io le mandavo a lui. Grazie alla tecnologia, in questo senso, in questo caso, e lui rispondeva altrettanto. Ed è stato un continuo, si faceva a chi scriveva di più. Poi, naturalmente, dopo abbiamo limato, corretto, eccetera. È nato così il primo racconto e la cosa ci è piaciuta, ne abbiamo fatto un secondo e un terzo. Però è stato sempre un ping pong giornaliero e devo dire che è un ottimo esercizio per la mente, per evadere da quello che è quotidiano. I racconti sono molto, c'è molta fantasia e naturalmente anche un po' di. Siccome almeno io, ma penso anche lui, siamo degli attenti osservatori di quotidiano, ce lo mettiamo nella mente e nel cuore e lo scriviamo. Grazie. Allora, questo signore è addirittura un compagno delle medie. Lui mi ha riconosciuta dopo ben più di 40 anni, suppongo, e mi ha detto: te tu sei di 52. Lo sono anch'io. E abbiamo scoperto che
siamo stati compagni di scuola. Addirittura qui c'è la mia un'altra compagna di scuola, Giuliana Giannini, che credo che sia stata addirittura in classe con lui. Eccola, è vero? Ecco, e forse vuole dire qualcosa. Sì, io ho avuto questo libro di Sandra pochissimi giorni fa, ci siamo incontrati a una cena, alla Cena degli Artisti, in Via degli Artisti, nella Taverna degli Artisti. Con Toscana TV, dove abbiamo letto poesie insieme. Cioè, io non potevo non venire qui stasera e sedermi qui e dire qualcosa, perché se non l'avessi fatto poi avrei avuto un rimorso, perché è tanta l'emozione, è tanta la gioia di esserci incontrati. Siamo ambedue diventati genitori, siamo tutte e due in pensione, insomma, abbiamo tante cose in comune, insomma, eccetera. E la mia frequentazione letteraria è ormai decennale, perché come Sandra ben sa, insomma, ora non voglio parlare di me stesso, ma insomma, per me leggere è come il pane, insomma, ecco, per me la poesia è come il pane, la lettura è come il pane, insomma, non potrei farne a meno, e mi accorgo, gioco forza, di quello che mi ritrovo fra le mani, insomma, se è piombo o se è oro, me ne accorgo. No, non potrei non accorgermene dopo tanti anni di militanza in questo magnifico, meraviglioso settore, in una città come Firenze, che è per eccellenza la culla dell'arte. Ecco, io questo libro, che l'ho letto tutto, non lo posso dire perché l'ho avuto un paio di giorni fa, l'ho letto a pizzichi e bocconi nei momenti di grazia che mi sono stati concessi, perché anche la mia vita è tutta una corsa, eccetera. Però ecco, una cosa la devo dire: questa è una scrittura matura, cioè questa è una scrittura, non è una scrittura di uno che si sveglia la mattina e no, qui c'è un discorso di sedimentazione, di meditazione, è una cosa profonda, una cosa che viene dalle profondità dell'anima, perché io la conosco, e arriva qui un risultato, una sintesi, un lavoro notevole. Quindi, che dire, Sandra, vai avanti così, mi hai reso felice dandomi la possibilità e l'opportunità di leggere questo libro. Questo libro è un libro ottimo per le vacanze, quindi invito tutti voi ad appropriarvene in qualche modo, a portarlo al mare, perché va letto in un momento, cioè non si può leggere come si legge un quotidiano. Questo è un libro che ha un'importanza veramente notevole. Sandra, grazie veramente. Grazie a te. C'è qualche don altro che vuol dire qualcosa? Qualcuno che ha già letto il libro vuole dire qualcosa? Alessia? No? No? Angela? Neanche. Tutti timidi. Allora direi che si può passare volgarmente a mangiare.